siamo all'anteprima della mostra Broken Nature, Design Takes on Human Survival. Questo è il tema della 22esima esposizione internazionale della Triennale di Milano. L'esposizione più grande si chiama La Nazione delle Piante ed è basata sulle teorie del neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti mondiali in questo campo. Ecco cosa ci ha raccontato. E questa sala degli specchi, diciamo, è una sala, diciamo, immersiva. Questa, diciamo, è stata costruita per fare il famoso effetto wow. E l'effetto wow qui serve perché di colpo ci troviamo in una sala in cui le piante sono, attraverso gli specchi, riflesse dappertutto, sopra, sotto, di lato. E questo mondo di specchi ci disorienta e serve proprio a cambiare la nostra visione, la nostra percezione delle piante. Riassumere quali sono le regole della nazione delle piante così è un po' difficile, sono tante e diciamo è un mondo che vive su dei parametri, dei concetti e seguendo delle finalità che sono completamente diverse rispetto alle nostre. E addirittura per noi sono incomprensibili la maggior parte di queste perché animali e piante sono un po' le due facce della medaglia. Quasi sempre ciò che è vero in uno non è vero nell'altro, cioè le piante fissano l'anidride carbonica, gli animali la producono, le piante sono autotrofe, quindi vivono dell'energia dell'uomo, del sole, le piante sono gli animali sono eterotrofi, le piante sono lente, gli animali sono veloci, e poi le piante hanno un'organizzazione diffusa, gli animali ce l'hanno concentrata, è tutto diverso. E però ovviamente si possono trovare delle regole generali, alcune delle quali appunto sono poi state raccolte in questa Costituzione della Nazione delle Piante, negli 8 articoli fondamentali di questa Costituzione, alcuni dei quali li posso citare. Uno per esempio dice che nella Nazione delle Piante l'uso di qualunque risorsa che non sia rinnovabile è vietata, le gerarchie animali verticistiche e piramidali non sono riconosciute, sono invece favorite le organizzazioni diffuse e decentralizzate. La Nazione delle Piante non riconosce confini e dà libera circolazione a chiunque, a qualunque essere vivente voglia passare sui suoi territori. Quindi, diciamo, come vediamo, regole molto, molto diverse, diciamo, da quelle che governano normalmente le nazioni umane. L'insegnamento principale delle piante è quello che ci racconta la loro attitudine verso la vita, cioè la loro capacità di proteggere da una parte la vita e dall'altra c'è questa capacità di propagare le proprie specie. Cioè noi siamo una specie molto giovane, noi uomini, siamo qui da 300.000 anni, probabilmente non abbiamo un gran futuro davanti al momento. Io non sono per nulla catastrofista, mi auguro che risolveremo i nostri problemi, però se continuiamo così certamente non abbiamo un gran futuro davanti. Le piante sono sopravvissute per decine, centinaia di milioni di anni, quindi hanno una vita incredibilmente più lunga della nostra e ci possono veramente insegnare come fare a sopravvivere. Direi che in generale la parola chiave che utilizzerei è sensibilità, cioè le piante sono sensibili all'ambiente. Noi paradossalmente abbiamo sempre detto che un uomo, una persona che non è più in grado di connettersi con l'ambiente o con le altre persone, è in stato vegetativo, no?
e quando è proprio il contrario, le piante sono molto più sensibili di noi. E allora perché penso che la sensibilità sia una parola chiave? Perché il fatto di sentire l'ambiente, cioè di percepire lo stato dell'ambiente, capire come questo stato si sta evolvendo, per le piante è materia, diciamo, proprio di sopravvivenza. In una non tanto differente da quanto dovrebbe essere per noi, anche per noi percepire l'ambiente è materia di sopravvivenza. La differenza qual è? È che noi con questo grande cervello che abbiamo nella testa, nonostante sappiamo ciò che stiamo combinando all'ambiente, ce ne continuiamo a fregare tranquillamente. Mentre le piante, quando si accorgono, grazie alla loro sensibilità, che qualche cosa cambia nell'ambiente che le circonda, qualcosa che è fondamentale per la loro sopravvivenza, prendono immediatamente provvedimenti che servono a far sì che questa situazione migliori. Quello che mi ha molto colpito è scoprire che, per esempio, nelle piante esistono addirittura dei dialetti, cioè non soltanto le piante della stessa specie, quindi sto parlando della stessa specie, la salvia. Faccio l'esempio perché proprio è lì dove l'abbiamo scoperto. Un mio dottorando è andato in California a studiare tre popolazioni di salvie, la stessa specie, che però vivevano in tre luoghi diversi della California. E ha scoperto che all'interno delle tre popolazioni la comunicazione era molto migliore di quanto avveniva fra popolazioni. Cioè i messaggi, che in questo caso sono messaggi volatili, molecole chimiche, erano leggermente modificati in modo da essere attinenti alle popolazioni, veramente nella stessa maniera con la quale noi modifichiamo un po' il suono delle nostre parole in funzione dei nostri dialetti di provenienza, e chiaramente riusciamo a capire più o meno il significato, ma non con quella chiarezza, così come quando avviene dal nostro stesso gruppo. E la stessa cosa avviene nelle piante. Il ginkgo biloba, in assoluto, proprio senza nessuna esitazione, è l'albero e la pianta che preferisco di più. La trovo di una bellezza mozzafiato, quando cambia colore in autunno e produce queste foglie giallo-oro, è bellissima la forma delle foglie, e soprattutto ed è incredibile pensare che questa pianta è una pianta che ha oltre 200 milioni di anni, quindi mi piace questa specie perché è meravigliosa di per sé, proprio esteticamente bellissima, ma in più è il simbolo stesso della capacità delle piante di sopravvivere.